10.05, abbiamo messo la sigla per far riconoscere il nostro programma, che poi non è un nostro programma perché qui c'è una radio che manda in onda i conduttori, ma non c'è un programma che è di uno piuttosto che di un altro, poi ci si riconosce in delle ore particolari. 10.05, abbiamo detto martedì 27 febbraio 2018, diamo il buongiorno ad Alessandro Austini un'ora prima rispetto al solito. Alessandro, buongiorno! Buongiorno Riccardo! Ciao Ale! Ciao Baldo, ciao Gabriele, buongiorno, buongiorno a tutti. Ale, come stai? Bene, voi? Hai fatto i pupazzoni di neve, le hai fatti? A sì, che ora hai finito al giornale ieri sera, Ale? Bisogna chiudere prima perché insomma tutto si rallenta. Giornate dove i trasporti sono un po' in difficoltà. No, per sapere se davvero, secondo me non ha fatto meno 7 stanotte, cioè non, è vero che io sto dentro casa, però... alle 11 quando già si prevedeva il meno 3, meno 4, io sono sceso un minutino con la cagnolina, sinceramente non, o è un freddo diverso che si sopporta meglio, probabilmente non lo so, un pochino più secco rispetto all'umido del nostro freddo normale, quello che ti entra dentro l'ossa, o non mi era sembrato torna allo zero, mi è sembrato vero? Sì, va bene, così. va bene. Oh, senti Alessandro, stamattina nel tentare di capire, perché non voglio cercare colpevoli, tant'è vero che a me non piace, nella stessa misura in cui non piaceva la campagna pro di Francesco, nel senso a difesa di Francesco, visto che non lo attaccava nessuno, sinceramente il fatto che sia stato accannato così adesso dai giocatori non mi posso permettere di dirlo perché non conosco lo spogliatoio, quindi non lo dico, lo ipotizzo, magari ci penso. Dai giornali già è stata accannata comunque Di Francesco, Pallotta non sarebbe contento. E tu hai sentito dichiarazioni di Pallotta su Di Francesco? No, non ne ho sentite. Quindi se qualcuno scrive ai più, agli amici avrebbe detto, quindi sono gli amici che se vendono Pallotta. O magari a dei dirigenti, no? Ho capito, allora quindi i dirigenti... Si chiede ai dirigenti che... E i dirigenti riportano... dicono guarda che Pallotta non è contento. Eh beh, ci mancherebbe pure che no, sia contento. Chiedo scusa, i dirigenti si venderebbero ai giornalisti che Pallotta non è contento? Potrebbe succedere. A lei e te, venderebbero. A te ti è arrivata sta voce? Tu no. Ci guardi con i dirigenti? Perché io non ci parlo, quindi non lo so. Non mi è arrivata questa voce. Va bene. Devo dire che non ho neppure chiesto. E francamente dico, perché mi sembra scontato che Pallotta non sia contento, però credo pure che non sia Pallotta a decidere che non sia contento dei risultati o che non sia contento di Francesco, che non sia contento dei risultati e di come gioca la squadra. E tu presumi, immagini, sì, però la mia domanda era un'altra, poi ti domando se pensi che i risultati sono colpa o causa unicamente di Francesco, che c'entrerà invece in quota parte, tant'è vero che Ubaldo prima, e probabilmente avrà modo di ripetertelo poi, ha fatto una disamina su quello che secondo lui a Di Francesco forse sta sfuggendo. Dico bene, Ubaldo? Sì, sì. Detto questo, stamattina ho cominciato dicendo che fondamentalmente nella Roma esistono due domande l'anno: chi piamo e che succede? Purtroppo è un maledetto ciclo che si ripete, e si è aggiunta chi vendiamo, chi vendemo, quindi sì. O sbaglio? No, certo. No, ma non è chi vendemo, e vendemo tutti. Più che una domanda, lì è una certezza, vendemo tutti. Ah, tanto vendemo tutti, sì, ok. Tanto quello se ne va. Purtroppo questa è la cosa che ti manda proprio al manicomio, cioè il susseguirsi sempre delle stesse dinamiche, cioè quante ne abbiamo vissute di queste fasi con appunto che succede, no? Siamo alla fase del che succede. Sì. Va via l'allenatore, chi verrà? Ma secondo te i giocatori lo seguono? La domanda è questa. Secondo me i giocatori non ce la fanno a seguirlo in tutto e per tutto. Oh, nel senso, non riescono aspetta, a mettere aspetta, in pratica Ale, quello Ale, che. Perfetto, Ale, perfetto. Aspetta. Questo è un quadro, questa è un'ipotesi. Ci sei, Ubaldo? Sì, seguo. Ci sei, Gabbo? Potrebbe essere perfetto. Non seguono Di Francesco perché Di Francesco propone un calcio. A proposito, chi è vicino a Di Francesco? Tu, Baldo, un pochino ti capita qualche volta di scambiarci? Sì. Sarebbe l'ideale che non dicesse più il mio calcio. Il mio calcio lo trovo proprio... Il calcio. No, il mio calcio sì, è molto... Un pizzichino presentosetto, il mio calcio. Il calcio mi piacerebbe attuare? Sì, il calcio che vorrei, sì, insomma, un po' più generico, un po' più. E propone un calcio così difficile. I giocatori non riescono a seguirlo nonostante la buona volontà. E
questo momento è capitato anche con Spalletti, questo momento è capitato anche con Garcia, questo momento è capitato anche con Zeman e questo momento è capitato anche con Luis Enrique, per parlare di, tra virgolette, questa, chiuse virgolette, Roma. Sì. Sì, sì, anche se ognuno poi con dinamiche diverse. E non saranno i giocatori. Certo, o non sarà la squadra il posto dove si allena, dove vive, dove gioca. Trigoria in quanto Trigoria o la società? Può essere anche la società, può essere. Certo. Certo. Perché poi ognuno ha la sua teoria. No, ma guarda che la società è anche lei la causa, perché secondo me, Ale, io ti dico, credo di poterlo dire, poi magari vengo smentito, giustamente, la società sa quello che si potrebbe fare per tentare ancora un altro miglioramento, ma non ha il coraggio di farlo, perché sarebbe impopolare. La stessa cosa in cui noi non abbiamo sempre, tuttacci De Pippo sei un po' più disgraziatello sotto questo punto di vista, io riconosco che io qualche volta non ho il coraggio di dire alcune cose, lo riconosco perché basta che insulti, non ce la faccio più. E però finché noi non troveremo, ce lo fa fare, no? Ma tu sei contento di piatte 50.000 insulti al giorno? No. Oh, poi su 35.000 dici ma sti cavoli sono deficienti, su 5.000 dici no, letti, 10.000 arrivano e un po' i conti ce li fai, no? Quindi alla fine per stanchezza, quello che ti scrivevo ieri sera, alla fine per stanchezza mi avranno, come se avessi dei nemici che non ho in effetti. Oh, ci siamo? Però secondo me la Roma sa quello che si potrebbe ancora fare, perché tanto più insultata e più sbeffeggiata di questo, ma che gli può succedere? Oppure meno di questo, che può vincere? Niente. Quindi io direi alla Roma la stessa cosa che diceva Rosella Sensi 10 anni fa: tanto giri scortata, te fanno i gori, ma venni te Rossi Fucini, c'è MXS e fa la squadra. Giuro su Dio. Quindi che secondo te quello che devono avere il coraggio di fare cos'è? Andando a tradurre, vendere Nainggolan, che ne so. Quella secondo me, no, Alisson sinceramente no, ma ti spiego perché, ho tentato di dirlo prima, non tanto perché è il più forte portiere al mondo o i primi tre o i primi cinque, fate voi, e che comunque sarebbe già importante quello, giusto? Se De Gea è il migliore al mondo, Alisson il gol di Willian l'altra sera non lo prende mai, tra l'altro. Sì, hai ragione, magari poi è una giocata, per carità. Però gira pure da vicino, eh? Facciamo pure, non divaghiamo, non perché è il portiere o tra i primi tre più forti al mondo, è per il messaggio, perché lui sì che può essere un esempio per i compagni, lui sì che può essere un esempio per i compagni, perché ogni giorno va a Trigoria e tenta di migliorare le sue prestazioni, che poi sono a frutto della S Roma. Ci sei? Sì, sì, è la verità. Capito? Lui diventa l'idolo dei tifosi, secondo me, giustamente, perché sono le prestazioni, ma soprattutto la serietà del ragazzo. E a Roma da qualche tempo se si basa, Totti a parte, che giustamente anche lui sul campo si è guadagnato tutto quello che si è guadagnato, stiamo più attenti a Avena, stiamo più attenti a, non è contro De Rossi, attenzione ve prego, datemi la possibilità di spiegarmi, stiamo più attenti a Cresta, stiamo più attenti a mano sul cuore, stiamo più attenti a, capito? Allora, ma quindi che cosa devono fare? Prendere delle decisioni impopolari. Che andandola a tradurre in realtà bisogna fare un repulisti. Ma se repulisti sei un grande cornuto, te lo dico io. Bisogna fare un repulisti, prendere questi. Non te la senti oggi, che sono bastati Lazio e Napoli, Prendere questi sedicenti campioni. Sedicenti campioni. Io non dirò più niente. Posso dire una cosa? Ma Manolas, no? Manolas. E Rudiger lo stesso, perché l'altro giorno Lukaku non l'ha visto mai durante la partita tra Manchester e Chelsea, quindi i due giocatori più o meno si equivalgono. Ma Manolas vuole 4 milioni di euro per marcare Cutrone 98 a quella maniera lì. Chiellini non li prende 4 milioni alla Juventus. Vuole 4 milioni, tra l'altro, cioè, ha anche ottenuto il rinnovo di contratto, insomma, quindi per me Nainggolan non ne prende 4, Manolas, ma ne prende tanti. Manolas e negli ultimi due gol è un protagonista negativo. Dzeko, tutta questa gente qui, questi sedicenti campioni. Madonna, che fai? Che dai via Dzeko? Sì, do via Dzeko. Che dai via Nainggolan? Sì, do via Nainggolan, perché non ci ho vinto niente. Riparto dai 96, dai 95, da Alisson che è un 90.
butta due, riparto da Schick, riparto da Under, riparto da Gerson, riparto da Garsdorf, riparto da questi e faccio fare al direttore sportivo la squadra che vuole fare. Vuole fare quella squadra lì, la fa esattamente come vuole. Poi se a dicembre del 2018 ci troviamo sempre nella stessa situazione, io prendo Munci per un orecchio e dico: amico mio, vattene, vai in Spagna, attamagna la paella e poi ritorna un'altra volta. Ma guarda, io credo che insomma siamo molto vicini ai programmi della Roma, cioè questo accadrà in gran parte, immagino. Immagino, ecco, però là, gli stiamo a preparare, il terreno per venire i giocatori, va, meno male. Esatto. Ma tanto non vince niente. Se io mi compro una Porsche per andare a fare le gare a clandestine all'Eur e con sta Porsche non ci vinco, la do via se poi devo perdere sempre. È una Porsche, corre una cifra, madonna quanto può correre, vincerò tutto quanto, non vinco mai niente. Ha ragione Alessandro, un anno con Rudy Garcia la Roma aveva contemporaneamente Szczęsny, Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne, Pjanic, Strootman che il poverino non poteva giocare, Nainggolan, De Rossi con qualche anno in meno, Dzeko, Salah, Gervinho, tutti contemporaneamente. Totti ancora. Contemporaneamente, che hai vinto? Niente, nemmeno secondo sei arrivato. Terzo. Sei arrivato terzo. E hai dovuto cambiare l'allenatore in corsa. Però Gabri, va benissimo. Insomma, un discorso questo che io faccio da tanto tempo sul fatto che il ciclo di questa squadra si chiude senza essere mai iniziato. Secondo me, giusto. Perché appunto un ciclo si chiama così se ti porta a vincere qualcosa. Però poi si andrà a scontrare con la realtà tutto questo, no? Che è quasi ormai diventato un desiderio. Ma ti posso dire, no, ti vai a scontrare contro la fantasia, non contro la realtà. La realtà è che tu con questi giocatori qua, che sono sedicenti campioni, non hai vinto niente, questa è la realtà. No, aspetta. La fantasia è non, potrei vincere. Non intendevo quello. No, figurati, la realtà intendo che poi non è che tu dici vendo tutti e vendi tutti, perché okay. per vendere un giocatore qualcuno te lo deve chiedere, certo. E lui deve voler andare in quella squadra lì. Chiaro. Cioè si devono sempre mettere d'accordo le famose tre parti. Quindi, primo esempio, Nainggolan, quanto pensi che valga Nainggolan? Ogni anno che passa vale un pochino di meno, giustamente e naturalmente. L'anno scorso valeva un po' di più, adesso vale tanto di meno. Però scusa, 50 milioni di euro. Il Manchester United, l'ultima offerta che io sapevo erano 28 milioni. Esattamente. 28 più il bonus. Pre 50 lo dicevamo noi, però. 50 erano i cinesi. Io questo, sinceramente, ero fuori di cinesi. Anche lì i cinesi. Non è mai arrivata un'offerta, sono arrivati dei signori che hanno detto: ci piacerebbe. Siete disposti a dare una Nainggolan? No, perché in questo momento ci abbiamo dei problemi a farci i soldi dalla Cina, e tutto qua. Anche se però no, la mia domanda è un'altra, Gabriele, Ubaldo e Alessandro. L'anno scorso noi dicevamo che Nainggolan valeva 50 milioni, oppure facciamo così, per noi vale 50 milioni. Certo. E non ce l'hai fatti, alla fine non è maturato niente, benissimo. Quest'anno Nainggolan incappa, non solamente probabilmente per colpa sua, il gioco, tutto quello che volete voi, in una stagione così è passato un anno di più, vale un po' di meno, non hai vinto niente, se vale un po' di meno chi ci ha rimesso? La Roma. Anche perché di che stiamo a parlare? Lo stesso, ma cioè che no, è di più, attenzione, è di più, c'è qualche bonus. Alessandro, è di più perché tu hai rinnovato un contratto fatto un anno e mezzo prima a Nainggolan. Che se non lo rinnovavi lui voleva andare via e poi ti dicevano che gliel'hai promesso. Io mi ricordo chi diceva alla Roma deve mantenere le sue promesse, deve dare i soldi a Nainggolan. Io mi ricordo benissimo la paura che c'era, no, di una rottura. Ale, fammi leggere. Gli è presa a fare Edoardo De Filippo adesso, aspetta un attimo. Ale, sì. Te l'aspettavi l'accannamento di Di Francesco? L'accannation? Ma io non vedo un'accannation totale, però. Non parlo dei giocatori, La squadra. Ho capito, parli di commentatori. Ammazza, se legge tutto Di Francesco Arbivio, Di Francesco sulla gradicola, Di Francesco. Ciao Di Francesco. Vabbè, ma questa è più cronaca. Ti stai sbagliando che hai visto, non è. Una squadra che, Riccardo, dai, una squadra che sta andando come sta andando. Cioè, ma la Roma può stare a 19 punti dal Napoli? Ora, con tutto rispetto, no? Cioè, con tutto rispetto per un campionato fantastico. Se non sbaglio, è il distacco più ampio dalla vetta da quando sono arrivati gli americani.
nemmeno con Luis Enrique si era stati così lontani. Neanche 5 partite avevi perso a con questo Luis punto del campionato. In casa. A questo punto del campionato, sì. Credo che non avessi perso in casa neanche 5 partite. L'ultima volta era 2004-2005. Sì, e 5 è il quasi record, perché una volta ne perdi 6, una volta 8, 2 anni di seguito, insomma. Ma 5 è il massimo, diciamo, no, ragazzi, nella storia vera della Roma. Non è possibile, insomma, vedere quelle cose lì. Cioè, Cutrone 98, arrabbiato come una vipera, che attacca il primo palo in quella maniera lì. Ti posso dire una cosa? Il gol chiaramente è quello che salta agli occhi più di tutto, perché tu prendi il gol al terzo o al quarto minuto del primo tempo. Manolas si è fatto strattonà, spinge, scansa da Cutrone al centro del campo e ha guadagnato una punizione, e il ragazzino ha chiesto pure ammonizione per Manolas. Sì, poi lui è uno bello fastidioso, cioè, no, qui non ha segnato solo contro la Roma. No, comunque, non c'entrano le qualità del ragazzo, che se continua così farà 1000 gol in carriera. Non c'entrano le qualità gol stagionali. Non c'entrano le qualità del ragazzo. C'entra che noi ci siamo andati ad incatenare a Trigoria per la cessione di Manolas. Cioè, capito che cosa c'entra? Sì. Ma come lo marca? Ma parli a me, Gabri, io non parlo più. C'ha ragione. Cioè, come lo marca? Lui parla solo di Fazio. Baldo oramai parla solo di Fazio. Tra l'altro, io parlo con Fazio. Che è diverso. Che è Fazio che non a proposito, parla... dice che ieri Fazio quante te ne ha dette. Ma ha detto ufficio stampa, non è vero, sto scherzando, no, pare vero. È Fazio che non parla con Ubaldo. Però detto questo, ma anche sul secondo gol, ora cioè noi ce la prendiamo perché salta all'occhio la posizione di Perez, che sta lì, che è circonvenzione da incapace, da gira intorno, non si sa che c'è proprio. Oh, ma... E se può dire? Che se può dire? Su Perez ci mettere sempre una rabbia. Una rabbia! E certo, te devi giustificare che hai chiesto per 2 anni, è chiaro. Una rabbia, Perez. Io l'ho chiesto io. Io se no, posso chiedere a calciotto io con gli amici, non me lo porto, Perez. Mi fa perdere la partita. Senti che spocchia. Ma è così, ragazzi. Ma come mai oggi sei così buonista? Perché ieri ha preso gli schiaffoni, si vede, Il ghiaccio ti ha freddato. Alessandro, hanno scritto più napoletani o più laziali? Più laziali, perché sono più vicini. Comunque, a proposito di napoletani, impietoso il confronto tra Roma, Milan e Cagliari, Napoli. Sì. E ragazzi, tu sabato vai da quelle parti, lo sai? Sì. Come? Sabato vai da quelle parti. Tra l'altro, capito? Quando Mario Rudi fa quel gol, incredibile pensare che queste due squadre siano quelle che negli ultimi nei tre campionati precedenti si sono sfidate punto a punto, perché poi Napoli e Roma hanno fatto sostanzialmente gli stessi tre campionati. Negli anni prima, una volta, due volte è arrivata davanti la Roma, una volta il Napoli di 2 punti. Com'è possibile che abbiano preso questo bivio, una volando e una, posso sbagliare, non lo so, sparendo completamente, perché poi non so, si può parlare di sparizione della Roma. È veramente un caso da analizzare. Però, Ale, che mi dici di Francesco? Aspetta, posso chiedere questa cosa a Ubaldo? Perché ieri non abbiamo avuto modo di confrontarci. Uno solo ne ha fatto Calabria. Calabria in carriera c'ha un gol. Assist di Bruno Perez. Ma detto questo, dai, ma non è vero. Come no? È come che no? C'entra? Bruno Perez è già era dall'altra parte. E lo tiene in gioco. Sale tutta la linea. Ma se gioca poco con i titolari, anche lui la linea difensiva deve lavorare. Ma poi hanno. Però ti chiedo, ma Fazio esce bene in quella situazione? Ma io non parlo più. No, noi di Fazio non parliamo. Ma voglio saperlo. Noi di Fazio non parliamo. Dai, fai la domanda e poi ci rispondi. Questo volevo sapere da Ubaldo se era uscito bene. Secondo me va a prendere troppo alto il gioco. Ma gli hai detto, Ale, ti devo dire una cosa. Devo dire a Ubaldo che ieri non c'era stato modo di confrontarci. Allora facciamo una cosa. Ubaldo ti fa la domanda, tu c'hai tutto il tempo di far salire il Corriere, queste cose qua, e poi devo sport. Nel dopo partita, la conferenza, le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, come l'hai visto? A tra pochissimo. Ale, eccoci qui. Insomma, dovevi rispondere alla domanda di Ubaldo. Di Ubaldo, come l'ho visto di Francesco? Come l'hai visto? Ubaldo, se devo darti una risposta in una parola, preoccupato. Perché l'ho visto come uno che le ha provate tutte e ottiene sempre lo stesso risultato. E non dico che non sa più che fare, però mi ha dato l'impressione, insomma, di una preoccupazione, non dico di una resa, insomma, di uno veramente che sta sbattendo la testa contro un muro e non riesce a trovare una soluzione. Poi lui dice questa frase, che abbiamo riportato anche oggi sul Tempo, che secondo me è una frase chiave per capire quello che succederà, per esempio, da Napoli in poi. Magari siamo all'altezza di andare ad attaccare gli avversari alti,
faremo delle valutazioni, devo correre ai ripari. Quindi questo secondo me significa che Di Francesco stava già pensando nei minuti successivi a Roma-Milan a un nuovo cambio, a una nuova strada. Cioè, come se questa è la resa di Di Francesco, cioè il famoso suo calcio, che poi non si capisce che calcio è. Beh, col Napoli non è che forse devi adottare questo, perché ti costringerà sicuramente la squadra a giocare a basso. Sì, forse non è guardata. Però vuol dire devo forse rinunciare a qualcosa di quello che io cerco, perché questa squadra non ce la fa. Questo vuol dire, no? Come si tramuta in qualche metro di baricentro che si abbassa, un difensore aggiunto, un attaccante in meno, non lo so. Non so Di Francesco cosa inventerà, però no, deve... può darsi che continuerà col 4-3-3, però un atteggiamento, una questione di metri, di distanze. Esatto, però vorrebbe dire in qualche misura rinnegare anche tutto quello che tu hai ricercato finora, perché è stato a spiegare fino a dopo lo Shakhtar, giustamente secondo me, sì, che se tu t'abbassi, se non vai più a fare certe cose, è il motivo per cui non giochi più bene, non crei più occasioni. Quindi siccome la squadra non ce la fa, vabbè, allora dimenticate tutto quello che ho detto finora. Guarda, giocando bassi secondo me c'è un dispendio di energia ancora maggiore, tra l'altro, quindi io la strada quale sia non lo so, la deve trovare lui, l'allenatore lo fa lui, non è il mio mestiere, però ecco, l'ho visto insomma come uno veramente in grandissima difficoltà e addirittura disposto a mettere in discussione lì sinceramente non mi è piaciuto tanto. No, perché se molli tu è finita, no? Sì, se molla pure lui. Sì, no. Però sai, non è facile. Perdi una partita in quel modo, vai a fare 100 interviste, ti fanno 100 domande, trovi i Righetti di turno. Perché? No, tu sei stato assolutamente tranquillo, devo dire. Gli sconcerti. No, io gli ho solo domandato, a questo punto ce l'hai le idee chiare? Ce l'hai il quadro chiaro? Sì, hai capito qual è il motivo, sì. E lui lì non è che ti abbia dato una risposta diretta? No. Ma perché non ce l'ha? Ma non ce lo può avere? Ma chi ce lo può? Tu ce l'hai, Ubaldo? Ma che allora naviga a vista? Cioè, se i giocatori hanno una visione del momento particolare, un po' traviata, scusami, no? Perché se viene... sul fatto del primo tempo non ce l'ha, no, traviata neanche. Perché Di Francesco ridicola. Pure non ha detto abbiamo fatto un gran primo tempo, ma ha detto abbiamo fatto un buon primo tempo. Sì, ma se un giocatore, il comandante Fazio, dice che è stato un primo tempo straordinario, cioè c'hanno una visione un po' diversa. Secondo me, rispetto all'allenatore? Certo. Sì, tra straordinario e buon primo tempo c'è una differenza, ma io non l'ho visto neanche buono il primo tempo. Il buono è già forzato. Buon primo tempo. Straordinario oppure gran primo tempo è straordinario. L'hai visto proprio qui in diretta, perché abbiamo fatto diretta al pomeriggio con Blandamura e stavamo riguardando la partita. Il primo tempo si conclude con 3 tiri in porta della Roma su 5, cioè 3 nello specchio su 5 e 0 del Milan. Quello di Ondar. No, ti parlo proprio di quello complessivo. Sì, il tiro nello specchio era quello di Ondar. Erano tre statistiche, sì. Le statistiche parlavano di 3 tiri nello specchio su 5 totali. E 0, io le guardavo, le leggevo sul televisore. Io intanto sto a vedere Milan. Quante volte ha concluso il Napoli. No, fermati, la partita l'hai vista? No. Ieri l'ho vista con un po' d'amici, li hanno macinati. Tu capisci che una squadra sta al top, infatti sto tremando, Amario, sto tremando per sabato, ma perché... Quando pure Mario Rui su punizione Alvaro. Ti crea quel gol lì, Alvaro chi è? Ah, dici vabbè, allora quando è così fermi tutti e arrivederci. Cioè, ti rendi conto, con tutti i specialisti che c'ha il Napoli hanno fatto tirare la punizione. Ma che punizione che ha tirato? Sabato si va da quei parti. In questo momento è un confronto veramente ingeneroso. Mettere la Roma a paragone con... è incredibile, perché poi lo dice uno che continua a pensare che... Se andiamo a vedere i valori della rosa, così, la penso come te. Non hai nulla in più. Guardate, anche noi non abbiamo una visione corretta, siamo come i giocatori. No, aspetta. Allora, vabbè, ma è un mio parere. No, ma non è solo il tuo. Su come gioca il Napoli non c'è paragone, perché il Napoli gioca addirittura meglio della Juve, gioca meglio. Poi la dimostrazione è che a Juve sa ancora gioca col Tottenham e loro stanno fuori dalla Champions e stanno fuori anche loro dalla Coppa Italia, giusto? Sì, usciti con l'Atalanta. Quindi giocano benissimo, ma che pronti e via
Non dico che la Roma poteva giocare così, perché comunque Sarri c'è da 3 anni e Sarri comunque antipatico, tutto quello che volete, è uno che il calcio lo insegna, è che si è fatto in maniera che i giocatori del Napoli facciano quello che Sarri gli chiede. Perché a Roma non ci si riesce? Riccardo, possiamo anche pensare che... O magari ci si riesce per 3 mesi. Oppure per 3 mesi. Posso proporre una terza soluzione? C'è anche la possibilità che i giocatori della Roma siano più forti e che Sarri sia molto più bravo di Di Francesco. Sì. E quindi Sarri è un amplificatore, acceleratore delle qualità dei suoi Gabriele, giocatori. Il problema non è che il Napoli sta lì che se lo sta strameritando, è che la Roma non può stare. Guarda, è talmente forte che mi ha dato 9 punti, mi ha dato 10 punti. Oh, vince sempre. È come a Juve quest'anno. Perché è come a Juve? Guarda, quest'anno. Io vi dico una cosa che può essere presa come la mia ennesima provocazione, però un po' la penso, quindi la dico. Se il Napoli vince lo scudetto, ed è una cosa possibilissima a questo punto, certo, con sì, titolare Mario Rui, Usai, Albiol, non cambiando praticamente mai giocatori per 38 partite, quindi smentendo la cosa che non si può giocare Mario sempre. Rui, l'altro stesso giorno in Europa League si è fatto male alla pianta del piede, ieri giocava. Vabbè, esatto, magari si è stata solo una contusione, giocatori, una specie di stiramento, cioè con i 2 infortuni gravi di 2 titolari o comunque un titolare e mezzo. Beh, certo. Senza fare mercato in estate, senza fare mercato a gennaio, giocando senza portiere, perché il Napoli gioca senza portiere, sì, da 3 anni, è la cosa più incredibile che è accaduta nel calcio negli ultimi anni dopo il Leicester. Ovviamente il Leicester è di più. Cioè io la metto quasi tra i, cioè capito, in mezzo alla serie dei miracoli sportivi. Cioè Sarri fa un miracolo sportivo, tra l'altro allenando una squadra dove c'è un presidente che l'anno scorso però se lo fa Sarri lo fa pure De Laurentiis e lo fanno pure i giocatori. La probabilmente De Laurentiis, sì, stavo dicendo Sarri lo ha, mi dicono perché De Laurentiis ha difeso Sarri, come no, per esempio andando in televisione dopo Real Napoli a dire determinate cose. Ma vi ricordate cosa ha detto lo avrà attaccato quando lui ha pensato di attaccarlo, e poi tutto sommato però lo ha difeso perché Sarri, cioè io non mi ricordo un presidente di una però squadra, ci ha creduto Ale, ci ha creduto, ma crebbe, lo ha scelto. Allora ci ha creduto, lo ha scelto e lo ha tenuto assolutamente. Ale, ma questo ha giocato con 3/4 della difesa dell'Empoli, oh. Ha giocato con Usai, Tonelli. Lui quelli vuole. Mario Rui. Tre quarti della difesa dell'Empoli. E tu c'hai quel fenomeno di Manolas, capisci? Per che me, cosa ti voglio ti ripeto, dire? Vince lo scudetto, è dietro il Leicester, si mette. Con questi giocatori che ho citato, poi ce n'ha altri, per carità, bravi, però va a smentire tutta una serie di cose che io credevo fossero dei capisaldi, sinceramente. È veramente una storia pazzesca quella del Napoli. Se il Napoli vince lo scudetto, sportivamente io mi impicco a giugno. Sì. No, già è difficile per me sopportarlo come vince la Juve, cioè se vuoi vincere il Napoli, lo sai che succede qua? Sì. No. Vabbè, noi chiudiamo tutto. La vera antagonista, il vero antagonista è il Napoli. Cioè, tu la dovevi lottare con il Napoli, non tanto per lo scudetto, ma per sta là. Se il Napoli vince lo scudetto, tu, io tifoso, me preparati al quadriplete. Cioè, quadriplete? Quadriplete, mica succederà solo questo. C'è un quadriplete possibile, anche un quinto. Alla Lazio vince la Coppa UEFA. Poi? Coppa Italia. Poi? Arriva in Champions. A Juve a Champions. Ok, Roma sesta, quinta, Roma quinta sesta. Il Napoli lo scudetto. Quintuplete. No, Riccardo, ti prego. Già stamattina quando mi ha detto porco dici, mi sono preoccupato tantissimo. Sono uscito così? Dopo con qualcuno. Stavo in macchina e ho fatto. Riccardo, tu devi fare come me. Io con qualcuno bisogna piacere. Io sono rassegnato da mesi al quintuplete. Perché ragiono così. Se me rassegni, cioè, aspetta, perché mi sa che questa è l'ultima volta che parli qui. Allora, il Napoli vince lo scudetto. E uno. A Juve vince la Champions. Sì. La Lazio vince la Coppa Italia. La UEFA e la Coppa Italia. Sì. E il quinto che è? Sì.
E noi la Roma fa quinta. La Roma fuori dalla Champions. Fuori dalla Champions. Allora Riccardo, fai come me, preparati al quintuplete, rassegna del quintuplete, così Alessandro, tutto che sei un pezzo di fango. Ma io a giugno, a giugno, il 12 giugno compio 60 anni e questo mi vuole fare la Roma a me. Sei un pezzo di fango, perché adesso tu attacchi il telefono, questo ce lo lasci, capito che te voglio dire? Fammi finire, perché se tu pensi a questo e ti rassegni a questo, tutto, tutto quello che viene meglio è più è meglio. Capito? Vabbè, capirò, è una mentalità perdente. Bravo. Certo. Ti posso dire quale sarà la verità? Caro, ma vince la Champions League. Dai. Ciao Ale, e io faccio pure una canzone con Gode Bruno Perez in finale. Con Gode Bruno Perez in finale, io faccio la canzone. Forse te posso autorizzare a farla, però vediamo. No, grazie, che casomai fammi il testo insieme. Io penso che sarò, ma vince la Champions con Gode Bruno Perez il giorno dopo, cioè un minuto dopo mi devo uccidere. Grazie Ale, buon lavoro, buona giornata. Ciao, ciao.